with you. There's no place I'd rather be. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale, io sono Plazigen68 e benvenuti in questo nuovo video. Siamo giunti finalmente in questo nuovo Q&A, però ragazzi prima di iniziare volevo ricordarvi che non dovete lasciarmi le domande in questo video, ma dovete lasciarmele quando io pubblicherò un video in cui annuncerò le domande per il prossimo Q&A. Ora questo video posso sia caricarvelo su YouTube che su Facebook, quindi per questo vi consiglio di seguire la mia pagina Facebook, trovate ovviamente il link in descrizione oppure nei commenti se non sbaglio, e quindi direi che possiamo subito iniziare con questo nuovo Q&A. Allora, la prima domanda ce la fa Lorenzo Morello, che ovviamente ringrazio per la domanda e saluto, e ci chiede: ti piace Dragon Ball GT? A me personalmente sì. Perché? Perché secondo te alla gente non piace e cosa avrebbero dovuto aggiungere, modificare? Grazie mille per aver risposto, ti stimo e sei un grande. Allora Lorenzo, passo subito a rispondere alla tua domanda. Partiamo dalla prima: ti piace Dragon Ball GT? Io risponderei ni. Ed è dovuto a un paio di fattori. Allora, secondo me la serie di Dragon Ball GT parte con ottimi presupposti, con il primo colpo di scena in cui Goku diventa bambino e con quindi la Terra che esploderà se non recuperano le sfere del drago, e con quindi la partenza con Trunks e Pan alla ricerca appunto delle sfere. E l'idea di partenza è già carina, se non per il fatto che comunque a lungo andare diventa un po' stancante. Infatti ti fanno dimenticare comunque che la Terra potrebbe esplodere, e le puntate si baseranno un pochino tutte sul fatto che loro andranno su dei pianeti e risolveranno un pochino il problema di questo pianeta e quindi recupereranno le sfere del drago. E questo quindi è il principale motivo della mia N nella risposta ni. Ora passiamo al motivo della mia I, che ovviamente sta per sì, nella mia risposta ni. E il mio sì, l'ho detto, partiamo già con ottimi presupposti e con il fatto che ovviamente c'è molto molto fanservice, che a me piace molto. Infatti con la cazzutissima trasformazione di Goku Super Saiyan di quarto livello, con Vegeta Super Saiyan di quarto livello, Gogeta Super Saiyan di quarto livello, che sono dei nemici che comunque a modo loro sono cazzutissimi, come Baby, che farà praticamente scontrare per quasi per la prima volta tutti i personaggi uno contro l'altro. Cioè ci saranno scontri Goku contro Trunks, Gohan contro Vegeta, Gohan contro Trunks, tutti questi scontri davvero fighissimi. E ovviamente poi arriviamo ad Omega Sharon, che è secondo me un personaggio anche lui molto cazzuto. Per non dimenticare ovviamente anche Super C17. Il perché alla gente non piaccia Dragon Ball GT credo che sia dovuto comunque alla chiusura mentale della gente, che sentendo comunque che Dragon Ball GT non è una storia scritta e disegnata prevalentemente da Akira Toriyama, possono farsi influenzare molto da questa cosa e che quindi non si siano nemmeno degnati o di guardarla, o magari dopo averla guardata comunque, dato che c'è stato questo pregiudizio, non riescono nemmeno a vedere comunque dei lati positivi di questa serie. Da aggiungere ora come ora non saprei, però da modificare sicuramente c'è qualcosa intorno alla storia. Secondo me c'è stato qualche problema sulla sceneggiatura. Ora sinceramente non riesco ad entrare meglio nei dettagli. Comunque direi che possiamo passare quindi alla prossima domanda. La prossima domanda ce la fa Berserker99 e ci chiede: qual è il tuo animale preferito? Continua così bro, Blaziken è uno di noi. Ovviamente Berserker, io ti ringrazio per la domanda, ti ringrazio anche per l'aver lanciato ormai da tempo l'hashtag Blaziken è uno di noi, e passo subito a risponderti. Il mio animale preferito credo che potrebbe essere il lupo, poiché non so, ha questo alone di mistero e di oscurità che non lo so, è molto simile a un cane, però è molto più misterioso e secondo me anche oscuro. Ovviamente sto parlando di particolari tipi di lupi, poi ci sono dei lupi che sono molto simili ai cani e comunque quindi non si nota molto la differenza. Comunque, anche perché il lupo è anche, diciamo, protagonista di uno dei giochi che mi è piaciuto di più nella mia infanzia, o meglio non nella mia infanzia, perché l'ho giocato non troppo recentemente e nemmeno recentemente. Vabbè, a metà, diciamo, lasciamo perdere. Ovviamente, se avete capito di quale gioco sto parlando, vi invito a scrivermelo nei commenti e magari vi darò risposta. La prossima domanda ce la fa Nello D'Altrui e ci chiede: oltre a PS4, quale console hai posseduto in precedenza? Grande bro, continua così. Ovviamente Nello, io ti ringrazio come al solito per avermi fatto la domanda e ti mando i miei saluti, dato che sei comunque uno dei più affezionati da tempo al canale, e me lo ricordo, ci siamo visti anche al Video Game Show e l'ho apprezzato davvero tanto, ovviamente insieme ad altri iscritti. Allora, oltre a PlayStation 4, quale console ho posseduto in precedenza? Come potete vedere da qui, appunto da qui, sì, ci sono degli scatoli e
non si vedono completamente tutti, però sono gli scatoli delle mie vecchie console. Comunque ho posseduto PlayStation 1, PlayStation 2 per poco tempo, devo dirlo, PlayStation 3, PlayStation 4 ovviamente, Wii U, Wii, GameCube, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Game Boy Advance, Game Boy Color, lasciamo perdere raga, è una lista infinita e sinceramente non riesco a ricordarmeli su di piedi in questo momento. Comunque bene o male diciamo che le ho possedute un pochino tutte, a parte ovviamente quelle lì un po' troppo datate. Comunque passiamo alla prossima domanda. BSV09, credo si dica così, ci chiede: cosa pensi riguardo a Super Mira? Secondo te apparirà in uno Xenoverse 2? Se sì, secondo te come potrebbe raggiungere questo nuovo stadio? Allora, su Super Mira sinceramente non so cosa pensare, poiché si tratta praticamente di una trasformazione di cui si sa davvero pochissimo e che è presente soltanto in Dragon Ball Heroes. Se secondo me apparirà in un Dragon Ball Xenoverse 2, questo nemmeno lo so, poiché di Dragon Ball Xenoverse 2 al momento non si sa praticamente nulla, non si sa nemmeno se uscirà realmente come gioco. Però se dovesse uscire un Dragon Ball Xenoverse 2, sicuramente credo che Super Mira verrà inserito all'interno del roster. Sul fatto di come possa raggiungere questo nuovo stadio sinceramente non lo so, però comunque se ricordate alla fine di Dragon Ball Xenoverse ci è stato fatto capire in qualche modo che comunque la storia non era finita lì, ma che poteva continuare, anzi che doveva continuare. Quindi non lo so, questo dobbiamo vederlo ovviamente quando uscirà il nuovo gioco. Ovviamente BSV, io ti ringrazio per la domanda e ti mando i miei saluti. Passiamo alla prossima domanda che ce la fa Shark2003 e ci chiede: anime preferito fra One Piece e Dragon Ball? Grande, auguri, anche se li tradò per i 4000 iscritti. Ovviamente Shark, io ti ringrazio per la domanda, ti ringrazio anche per gli auguri per i 4000 iscritti che ormai abbiamo raggiunto credo da un mesetto, un mesetto e mezzo, forse due mesi, non ricordo sinceramente, anche se stiamo andando un pochino a rilento in questo periodo. Comunque, anime preferito fra One Piece e Dragon Ball? Sinceramente raga, questo non lo so, poiché sono due anime molto molto diversi. Però per affetto verso la serie sin da quando ero bambino, io risponderei sicuramente Dragon Ball. Per quanto riguarda la completezza della storia, o magari non completezza della storia, ma per quanto riguarda, non lo so, diciamo per quanto riguarda il numero di personaggi, il numero di nemici, il numero di eventi che succedono nella serie, sicuramente, e quindi per ampiezza anche della serie, sicuramente direi One Piece, però Dragon Ball non si discosta più di tanto, Quindi in totale prendiamola per entrambe, però un pochino di più sicuramente Dragon Ball. Passiamo alla prossima domanda che ce la fa Yo Fox, il grandissimo Premier, che ci chiede: bro, perché non inizi una serie di Clash of Clans e apri un clan insieme a Joseph? Allora Fox, passo subito a risponderti. Ovviamente ti ringrazio per la domanda, perché non inizio una serie su Clash of Clans? In realtà ho in programma di iniziare una serie su Clash of Clans, sinceramente non so quando, ma credo che la possiamo iniziare. Ovviamente questa prenderà una minima parte della programmazione del canale. Per quanto riguarda il clan con Joseph, io sinceramente non so ancora come funzionino questi clan su Clash of Clans. Per quanto riguarda il clan insieme a Joseph, sinceramente io di questi clan so davvero pochissimo di come funzionino. In realtà so pochissimo di come funziona tutto Clash of Clans. Comunque, quando entrerò a far parte della community di Clash of Clans e quindi mi sarò messo un pochino le idee a posto, proverò a parlare con Joseph e vediamo se posso entrare nel suo clan o magari di aprire un clan insieme o magari di aprirmi un clan mio, non lo so. Poi quando sarà, sarà. L'ultima domanda di questo primo Q&A ce la fa Emanuele God 10 e ci chiede: farai mai un raduno magari con Joseph? Bella, salutami. Ovviamente Emanuele, io ti ringrazio per la domanda e ti mando i miei saluti. Farò un raduno con Joseph. Posso risponderti che sicuramente sì, farò un raduno con Joseph, però nel caso in cui Joseph dovesse organizzare lui un raduno e quindi io praticamente mi inserirò. Poiché comunque organizzare da solo io un raduno mi sembra molto molto prematura come cosa. Quindi state sicuri che appena Joseph organizzerà un raduno io non ci metterò niente a contattarlo e ad organizzarmi con lui ovviamente, e quindi sarò presente anche io quasi sicuramente al raduno. Quindi ragazzi, io direi che per questo Q&A possa bastare qui. Ovviamente non vi preoccupate se le vostre domande non sono state risposte, perché questa qui è soltanto la prima parte del Q&A. Quindi ci sarà una seconda parte e magari credo anche una terza parte, ovviamente con le vostre domande. Quindi ovviamente, come vi ho ricordato già inizio video, non lasciatemi altre domande qui sotto a questo video, perché continuerò a rispondere alle domande che mi avete lasciato nel video precedente del Q&A. Quindi ragazzi, io direi che per oggi possa bastare qui, vi ringrazio per essere stati qui
con me per questi pochi minuti e quindi vi do appuntamento al prossimo video.